Le parole sono importanti, poi qui c'è chi lo sa spiegare meglio di me, ma ad un certo punto il presidente Berlusconi dice se il 27 di novembre il Senato esprime quel voto, c'è una sola definizione, colpo di Stato, e il pubblico applaude. Colpo di Stato è una cosa molto seria. Colpo di Stato fu quello dell'11 settembre del 1973 in Cile, ad opera di Pinochet, quello dei colonnelli greci. Noi siamo una democrazia, noi siamo una grande democrazia che conosce una grande anomalia, perché io non so da quanti anni lei fa il giornalista e conduce trasmissioni, ma vista l'età che ha, posso immaginare, posso supporre che quando lei ha cominciato a fare questo mestiere con passione, c'erano già state delle trasmissioni televisive condotte dai suoi colleghi più anziani dedicate più o meno allo stesso argomento di questa sera, il rapporto tra il leader del centrodestra e la giustizia. Non succederà nulla al 27 dal punto di vista dell'impatto traumatico sul paese, se non il fatto che si applicherà un principio, il principio della legalità. La destra in questi mesi, una parte importante della destra, ha semplicemente rigettato, respinto la legittimità di una sentenza definitiva della Cassazione, che ha condannato a 4 anni di reclusione un esponente, un cittadino italiano. Oggi anche senatore della Repubblica e storicamente leader di un campo politico, per delle responsabilità che sono state provate e certificate in 3 gradi di giudizio. Di fronte a questo, la legge italiana prevede che quel cittadino decada quasi automaticamente dalla carica parlamentare che ricopre. Il voto di dopodomani al Senato non è altro che una presa d'atto da parte del secondo ramo, di un ramo importante delle nostre istituzioni, della incompatibilità di fatto tra la funzione di esercizio di quel mandato senatoriale e la condanna definitiva che un tribunale della Repubblica ha emesso nei confronti di un senatore. Ed è di questo che noi dovremmo parlare. Quello che non è accettabile da parte di un componente importante del centrodestra e dello stesso senatore Berlusconi è l'idea che si possa respingere quella sentenza, delegittimare la fonte di quella sentenza dicendo che il cittadino che è vittima di quella, tra virgolette, sentenza raccoglie molti milioni di voti nel paese, ma questo non è in discussione. Può anche raccogliere molti milioni di voti, ma non è che se raccogli molti milioni di voti in una democrazia, per ciò stesso tu sei esentato dal rispetto della legge. Casomai è vero l'opposto, ancora di più devi essere vincolato al rispetto rigoroso della legge. Non è che se prendi molti milioni di voti sei all'origine di un potere che è ordinato sopra tutti gli altri poteri. La sovranità in una democrazia si esprime attraverso forme diverse. Certo, l'esercizio del voto e della sovranità popolare, ma poi c'è una Costituzione, c'è un equilibrio, c'è una ripartizione dei poteri. Devi rispettare gli altri poteri, soprattutto se sei un uomo politico e se ti candidi o sei stato uno statista. Recuperlo. In qualunque altro paese, un uomo con la storia, la biografia del presidente Berlusconi avrebbe già abbandonato la Non c'è vita dubbio, politica attiva il suo perché è ragionamento dal mio incompatibile punto di con vista quella non che è la fa. natura e la qualità di una democrazia. Io sono preoccupato quando centinaia o migliaia di persone riempiono delle piazze e manifestano contro una sentenza della magistratura. Questo in democrazia non dovrebbe accadere. Sono preoccupato di questo, ma sarei ancora più preoccupato nei prossimi giorni se il Parlamento italiano, se la democrazia italiana non fosse in grado, non fosse all'altezza di fare rispettare il principio della legalità, cioè quel principio secondo il quale la legge deve essere uguale per tutti. Si sarebbe potuto votare a scrutinio, a voto segreto, non ne faccio una questione assolutamente da questo punto di vista discriminante rispetto al punto di principio che dicevamo prima. Noi dobbiamo semplicemente registrare, prendere atto nel Senato della Repubblica di una condizione di. Perché si è Ma deciso per per il una voto questione palese? anche di Paura. trasparenza di fronte al Paese, per Ormai un'assunzione di non si limita al responsabilità di regolamento per fronte. questioni di Sì, chiedo scusa, trasparenza. per una Ma questione di dai, assunzione di Cooperlo, responsabilità di fronte al è Paese. per quello Vorrei che dire, perdete sempre noi, su. beh, intanto sempre non direi che abbiamo perso, abbiamo anche Praticamente sì. vinto. L'uomo che ha unificato le due Germanie, lo statista tra i più importanti del Novecento, Helmut Kohl, è stato cancelliere tedesco, credo dal 1982 al 1998, ha cambiato la storia del suo paese, la storia dell'Europa e per molti versi la storia del mondo. Lasciata la cancelleria, è incappato in un'inchiesta della magistratura su fondi illeciti affluiti al suo partito ed essendo una delle personalità di maggiore spicco della storia tedesca del secolo,
è uscito dalla vita pubblica come accadrebbe in qualunque paese normale, in qualunque paese civile. Non possiamo stare ad accapigliarci sul codicillo della legge Severino, a mio parere non esistono presupposti di incostituzionalità di quella legge, ma dobbiamo parlare ad un paese che dal punto di vista del rispetto della legalità sente che si sono consumate in questi anni delle ferite profonde, delle lacerazioni profonde, e lo spirito della legge Severino era quello di poter rappresentare di nuovo di fronte al paese un Parlamento e delle istituzioni depurate da queste ambiguità. Noi dovremmo dimezzare il numero dei parlamentari, oltre che garantire la presenza alle votazioni, dimezzare il numero dei parlamentari, perché abbiamo un numero di parlamentari assolutamente superiore a quello di altri ordinamenti, di altre democrazie che vivono benissimo con un numero molto più contenuto di parlamentari. Dovremmo superare con un'assoluta radicalità un bicameralismo perfetto che, se aveva delle ragioni di esistere all'indomani del fascismo, all'atto della nascita della Repubblica, oggi è un elemento che rallenta il procedimento legislativo. Cioè, le riforme vere sono quelle che cambiano l'ordinamento. Ma chi deve fare Letta queste riforme? Le deve fare Letta questo governo? È uno dei compiti che questo governo dovrebbe fare. Ma cos'è successo in questi 20 anni che ci ha fatto perdere il senso dei principi, dei valori, di un'etica della vita delle persone, dove tutto aveva un prezzo, tutto si poteva comprare? E invece no, noi dobbiamo ricostruire un principio in questo paese dove non tutto si può comprare. Beh, dove deve passare la nottata. Penso e credo, e voglio crederlo e voglio pensarlo, che ci sia una maggioranza di donne, di ragazze in questo paese, come in un'altra logica di uomini, di ragazzi, che è ancora convinta e convinto che il valore e la dignità della persona sia qualcosa che viene prima di una concezione che riduce tutto all'utilità, alla strumentalità. Penso che ci siano milioni di ragazze in questo paese che oggi soffrono una condizione di difficoltà nel loro rapporto col mercato del lavoro. Penso che ci siano milioni di donne in questo paese che soffrono una discriminazione sui posti di lavoro, perché a parità di ruolo e di qualifica guadagnano mediamente molto meno dei loro colleghi uomini. Penso che ci siano milioni di donne in questo paese che vivono questa come una profonda ingiustizia, e che sono pronte e disposte ad una dimensione della battaglia collettiva per affermare i loro diritti. E credo che in questi anni c'è stato un messaggio, un'ideologia, un pensiero che ha detto a milioni di persone: guardate che la possibilità di risolvere collettivamente i vostri problemi, i diritti che voi rivendicate, non esiste più. E l'unica strada che avete è affermare un rapporto individuale tra voi, ciascuno di voi, ciascuna di voi, e il potere. Ma in questa logica sarà sempre il potere, anche quando non è un buon potere, ad averla vinta sui diritti delle persone. E allora o noi ricostruiamo una capacità di questo paese, a partire dalle giovani donne e ragazze, di rivendicare i loro diritti a partire dalla loro dignità di persona, oppure la politica non ce la farà, ed è la grande sfida che oggi è da fronte a sé, dal mio punto di vista, in particolare la sinistra. Penso che andare a votare in questo momento non risolverebbe i problemi. Ci ritroveremmo molto probabilmente nelle stesse condizioni di adesso, anzi avendo perduto del tempo prezioso. Non bisogna intervenire soltanto, anzi non bisogna intervenire aumentando la pressione fiscale, per le ragioni che sono state appena ricordate, e bisogna avere il coraggio di razionalizzare e tagliare gli sprechi della spesa pubblica. E questo si può fare, penso che si possa fare. Soltanto la dimensione dell'acquisto dei beni della pubblica amministrazione, che la Consip dovrebbe acquistare con prezzi convenzionati per 35 miliardi di euro, è soltanto quantificata nel 10%. Scusi, le posso fare un'obiezione? Sì. Solo finisco. Sì. Mentre il risultato è che noi oggi, come spiegano i dati del Ministero delle Finanze, dell'Economia e delle Finanze, il MEF, spendiamo senza prezzo convenzionato per una scrivania della pubblica amministrazione 750 euro, l'abbiamo prezzo fatto convenzionato vedere. 200. Quindi c'è da dire ai dirigenti della pubblica amministrazione che vogliono la scrivania di Mogano, se la comprino con i loro soldi e risparmiamo quei tagli. Posso farle una domanda? Però c'è un'ultima battuta, poi le faccio fare la domanda, mi perdoni, perché anche l'ora è tarda, quindi la lucidità è meno. Però c'è un punto al fondo, e cioè, se bisogna intervenire sulla crescita e rimettere in moto l'economia di questo paese, cosa sulla quale il professore ha perfettamente ragione, siamo o no d'accordo che bisogna però a questo punto rovesciare l'ordine dei fattori rispetto a quello che si è fatto in questi anni? In questi anni cosa ha detto l'Europa, in parte anche l'Italia? Ha detto che bisognava partire dall'austerità e dal rigore, perché era la premessa del rilancio della crescita e della creazione di lavoro. No.
Quella ricetta è fallita, non ha funzionato, poteva essere giusta in teoria, non ha funzionato in pratica. Devi rovesciare l'ordine dei fattori, devi essere in grado di creare lavoro, di ricreare domanda di lavoro, perché quello sarà il motore della crescita e di un rilancio dei consumi e della domanda interna e anche di una ridistribuzione dei redditi, e c'è un ruolo dello Stato. E insomma, non l'ha detto Catalano, l'ha detto John Maynard Keynes, che l'austerità la applichi nelle fasi di espansione. Quando non sei in una fase di espansione, devi assumerti il compito di rilanciare la domanda. E i settori strategici, si potrebbe entrare nel merito anche dal punto di vista del provvedimento, ma i settori strategici abbiamo ancora tutti negli occhi, anche nel cuore, le immagini della Sardegna della scorsa settimana. Mettere in sicurezza il suolo, il territorio di questo paese, il riassetto idrogeologico, costerebbe 40 miliardi di euro, non ci sono, ma avvia quell'opera con un intervento dello Stato, rimetti in moto anche la domanda interna di questo paese e la possibilità per le imprese di riprendere a operare e lavorare, ma devi cambiare il paradigma con il quale hai affrontato questa crisi fino ad oggi.